Francamente non mi sento assolutamente parte di Macchina della Paura e credo che in gran parte anche la Lega non si possa definire azionatrice di una macchina della paura. Il punto è però di qui di fronte a questa situazione, non ci si può limitare a parlare di quanti immigrati ci sono a Bari e quanti arrivano in Lombardia, eccetera, posto che i nostri concittadini sono molto preoccupati di quelli che arrivano a casa loro, dovunque abitino, ma bisogna cercare di risolvere la situazione. Anche Dublino 3 e l'accordo con le regioni sono stati, Dublino non 3, gli accordi precedenti di Dublino e gli accordi fra le regioni sono stati fatti quando gli arrivi in Italia erano 3 o 4 volte inferiori. Perché? Perché c'era una situazione diversa, ma la situazione diversa in peggio è stata anche determinata Malanni, dall'intervento, per scusi se la esempio, del interrompo, signor perché poi Sarkozy. andiamo alle ricette, però io volevo capire Sì, se ecco. lei conviene con Maroni che Renzi manda al nord gli immigrati per ritorsione politica. Beh, ma credo che ci sia effettivamente questo ragionamento. È chiaro che il governo favorisce, non dovrebbero farli i governi, e infatti i nostri di solito non l'hanno fatto, cerca di favorire le amministrazioni che hanno lo stesso Senatore Malan, colore del scusi, ma governo lei è una persona nazionale e quello del seria. governo Ma locale. Lazio e Sicilia sono governati dalla Ma non è sinistra. vero, non è vero, stanno No, ma ne applicando una arrivano, no, è percentuale, questo, non è che ne arrivano dappertutto, questo è Lazio e chiaro. Sicilia sono Ma governati chiedete un dalla po'. sinistra e hanno il più alto numero di immigranti. Perché dice, di Sì, Renzi, io sono un critico, però voglio dire, se mettiamo la ma politica su posso. questo livello, Io chiedo ho scusa appena detto dell'interruzione, comunque che il chiedo problema scusa. non è questo di quanti arrivano in Lazio e in Veneto, però non si può dire cacciamoli via, blocchiamo o accogliamoli senza preoccuparci da dove viene. Bisogna fare degli interventi, aprire dei contatti più che andare a chiedere in ginocchio alla signora Merkel cose che poi non ci concederà. Bisognerebbe andare a parlare con il governo, anzi con i governi libici, ma col governo meno, come dire, col governo più legittimato. Andare a parlare con i paesi dai quali provengono queste persone, perché non vengono dalla Libia, vengono per esempio dalla Nigeria, dall'Eritrea. Bisogna fare una politica attiva, non ci si può limitare a gestire quelli che arrivano come se arrivassero inevitabilmente. Sulla Libia dobbiamo essere pronti a intervenire, a mandare dei militari, a garantire un certo flusso. Non possiamo dire blocchiamoli e poi non essere disposti a farlo. E se l'Italia non si dice disposta a farlo per primo, non ci verranno certo a gestire la situazione in Libia gli inglesi o i finlandesi. Se il problema fosse l'emigrazione dalla Bielorussia, non è che noi manderemo dei soldati al confine con la Bielorussia, della Polonia, con la Polonia che non fa niente. È il nostro governo che dovrebbe chiedere un intervento in questo senso. Anche i paesi dai quali maggiormente provengono gli immigrati, per esempio la Nigeria e l'Eritrea. Io sono convinto che sia possibile fare degli accordi. L'Eritrea ha un PIL che è 3 miliardi e mezzo, per cui un aiuto, per esempio, l'aiuto è equivalente all'insensata estensione del bonus bebè agli extracomunitari, che già sono molto più prolifici degli italiani, infatti è un'insensatezza che è stata fatta dal governo Renzi, solo quello che è stato destinato lì, destinarlo a un piano concordato con l'Eritrea, si potrebbe, credo, tranquillamente fermare l'emigrazione dall'Eritrea, creando delle condizioni migliori per gli eritrei lì, invece di spendere montagne di soldi per accoglierli qua. Con quello che si mantiene un immigrato in Italia, si potrebbe migliorare la situazione per decine di immigrati nel paese di provenienza. Certo che però, se ci si limita a parlare di barconi e quanti ne mando qua, quanti ne mando là, la situazione non si risolverà mai.